Progetto Bella è nato, io direi, principalmente dalla passionaccia che noi italiani abbiamo per diciamo, i marchi storici italiani, che purtroppo nel tempo hanno perso un pochettino del loro smalto. Luciano D'Ambrosio, sono stato design director della Bertone dal 1991 al 2000. Precedentemente a questa attività ero design manager presso Ital Design Giugiaro, dove ho passato 4 anni molto formativi, e precedentemente sono stato designer presso il centro stile Ford di Colonia e di Danton. Ai tempi la Ford aveva 2 sedi principali. I miei studi si sono sviluppati in Italia, a Modena in particolare, in una scuola di design di allora, e parallelamente frequentavo anche l'Università Politecnico di Modena. Mi sono poi laureato in Automotive Design dal Royal College of Art di Londra, e da lì, visto che il mio sponsor, il mio mentore era Ford, ho potuto partecipare a un centro stile che era veramente molto valido ai tempi, 20 designer, l'unico italiano ero io, tutti gli altri di tutte le nazioni del mondo, quindi un periodo creativo estremamente formativo. In Bertone la mia attività è stata, ovviamente come per tutti i miei predecessori e successori, è stata sviluppare progetti per conto delle case automobilistiche che venivano a chiedere un supporto di stile, un supporto creativo a un'azienda molto importante ai tempi come la Bertone, e nello stesso tempo nottetempo occuparci di show car, prototipi, che poi erano quelli che davano, se vogliamo, lustro al nome di Bertone attraverso i giornali, i media e naturalmente anche, diciamo, tutto ciò che aveva a che fare con la ricerca sul design e il pensiero avanzato. Ho avuto la fantastica opportunità di lavorare con Nuccio Bertone, che purtroppo è mancato durante il periodo, diciamo così, della mia attività, però ho avuto, rispetto ad altri, proprio la possibilità di condividere con lui dei pensieri che erano veramente rivolti sempre alla ricerca, all'instancabile volontà di cercare del nuovo. Quindi il suo pensiero non era mai di dire abbassa questa linea, alza questa linea, ma ti inculcava dei dubbi dicendo: ma siamo proprio sicuri che stiamo facendo il massimo? Quindi era sempre a cercare di stimolare, diciamo, tutti noi, cioè quindi me come responsabile, ma anche i nostri collaboratori, a cercare veramente di tirare fuori il meglio. Successivamente alla mia esperienza in Bertone, che si è conclusa nel 2000, ho pensato di in qualche modo portare avanti l'esperienza maturata con aziende di servizi di grande importanza come Ital Design, come Bertone, immaginando, diciamo, di creare una struttura che è l'IDEA Design, fondata nel 2000. L'azienda ovviamente porta il mio nome, e che avrebbe potuto offrire, in strutture decisamente più compatte, più agili, quel tipo di supporto che le grandi aziende richiedono, spesso e volentieri magari non interessate tanto a pubblicizzare il nome dell'azienda che collabora, ma
coinvolgendo i fornitori, come nel caso di LDA, in attività di ricerca che poi, una volta piaciute, venivano in qualche modo assorbite e sentite come proprie. Questa attività un pochettino, chiamiamola a basso profilo, ha permesso alla mia azienda di proseguire a lavorare con molte aziende a livello mondiale, ovviamente principalmente di carattere automobilistico, e diciamo, a me non interessava particolarmente che venisse menzionato il mio nome, quanto che il cliente fosse soddisfatto del lavoro che noi sviluppavamo, per poi essere richiamati e quindi sviluppare un lavoro successivamente. Con la mia azienda abbiamo portato avanti attività anche in settori emergenti, quindi non solo naturalmente europei, che gradualmente, inevitabilmente, andavano un pochettino a chiudersi. Perché? Perché le grandi aziende gradualmente, avendo investito forti somme sulla struttura interna e avendo sempre di più ricercato l'immagine di marca, il pensiero interno, tendevano gradualmente un pochettino a chiudersi. Cosa si apriva erano i mondi dell'Oriente, quindi inizialmente è stato naturalmente il Giappone, che poi è esploso nella sua totale capacità creativa e autonoma e grande potenza automobilistica a livello generale. La Corea, naturalmente la Sud Corea, e la Cina. Quindi le mie attività si sono anche sviluppate in un settore molto emergente come quello cinese, dove c'era una grande volontà di sviluppare nuovi prodotti, grande interesse ad acquisire, diciamo così, esperienza, come del resto è capitato con altre aree geografiche, e il nostro compito era anche spesso e volentieri di essere presenti presso di loro, quindi non più invitarli come si faceva una volta qui da noi in Italia, ma essere presenti con loro e far crescere insieme a noi la loro struttura interna, che sicuramente in termini di potenziale era molto molto ampia. Successivamente alla pandemia, sicuramente gli scenari di facilità di trasporto, di comunicazioni con i mondi orientali è cambiata molto. E di conseguenza è stato nostro dovere andare a ricercare anche altri mercati, che fortunatamente abbiamo trovato, per cui le attività di LDA Design si sviluppano, direi, a livello un po' mondiale a questo punto. Ecco. Merita aggiungere che la struttura di LDA Design si è ampliata con una struttura parallela che si chiama LDA Solution, ed è la nostra area di sviluppo di ciò che noi disegniamo e ciò che anche i nostri clienti chiedono a noi di sviluppare. Quindi dal modello in clay alla show car, al prototipo street legal, alla one-off, sono tutte competenze che noi adesso possiamo associare alla nostra attività di design. Attività sviluppate in Bertone sono state di volta in volta dedicate ai nomi principali, quindi nel passato abbiamo sviluppato proposte per Fiat e naturalmente la carrozzeria Bertone era anche, chiamiamola, la prima destinataria dove, se possibile, diciamo dello sviluppo di questi prodotti, uno per tutti è la appunto Cabrio. Successivamente per Lancia abbiamo sviluppato un progetto che si chiama Kayak, che sicuramente conoscete, ed era proprio una grande volontà di ricordare quello che è il bello di questo marchio assolutamente unico nel mondo, eccetera. Piccolo aneddoto per Kayak è stato che ai tempi c'era ancora il Salone di Torino, abbiamo presentato questa vettura qui a Torino e a un certo punto è arrivato l'avvocato Agnelli sul nostro stand, gira intorno silenziosamente alla vettura e poi, prima di andare di via, dice: "Finalmente una bella Lancia", e poi se ne andava.
Per quanto riguarda invece Bella, il pensiero era di nuovo quello, no? Cioè, Alfa è un marchio che, nonostante alti e bassi, specie a livello commerciale, ha conservato una grande passione, no? Cioè, chi sente nominare il marchio Alfa Romeo, in qualche modo, ha un sorriso, no? Il che significa che c'è ancora piacere, in qualche modo, di parlare di questo marchio. In quel momento ritenevamo che fosse bello poter immaginare cosa sarebbe potuto essere il futuro di Alfa Romeo, e di proposito abbiamo provato di separarci, diciamo così, da quelli che erano un po' i cliché che uno si potrebbe immaginare dei prodotti Alfa Romeo, dimenticandoci di straordinari prodotti tipo l'Alfa 33, giusto, la stradale, eccetera. C'era una sorta di stereotipo del pensiero Alfa Romeo, no? Allora abbiamo detto, ok, come potrebbe essere un Alfa alto performante, naturalmente, dell'immediato futuro? Il classico, diciamo, logo centrale, molto, diciamo, verticale, configurazione faro e prese aria inferiori. Proviamo un attimino a ricomporlo. E abbiamo sconvolto un pochettino di proposito le proporzioni, quindi il marchio è diventato un elemento che noi abbiamo di proposito inserito nella scultura del cofano, creandone un elemento più grafico che non 3D, diciamo così. I fari sono diventati degli occhi socchiusi che volevano evidenziare una tecnologia che per primi abbiamo utilizzato per quanto riguardano i fari anteriori, cioè i LED. Ai tempi il LED era timidamente accennato nei fanali posteriori, ma sul faro anteriore nessuno ancora aveva osato farlo. Adesso sappiamo che è una tecnologia assolutamente comune. Il paraurto l'abbiamo di proposito disegnato in maniera estremamente pulita, quindi con un minimo di entrate aria visibili, percepibili, e se vogliamo ha prefigurato un pochettino quello che, anche se non era il nostro obiettivo, comunque quello che poi sono stati i paraurti delle vetture elettriche, per esempio, quindi con la minima grafica di entrata e aria, eccetera. La vettura andava un po' in controtendenza, almeno per le linee di allora, perché la curva laterale, diciamo la linea in cintura, non andava a salire come tante tipiche vetture a cuneo, ma in qualche modo chiudeva verso il posteriore. L'abitacolo aveva questa sorta di, diciamo così, visiera da casco, che era qualcosina che abbiamo sviluppato in più occasioni anche su altre vetture. Era un po' heritage anche di Stratos, se vogliamo, quindi è qualcosa di casa. Il posteriore, come appunto dicevamo prima, era caratterizzato da una forma sculturale piena, nello stesso tempo tagliata in longitudinale da questi fanali che proprio erano una sorta di sezione quasi in vista posteriore piena, che davano sicuramente un aspetto abbastanza particolare alla vettura. Abbiamo avuto dei commenti scettici a suo tempo da esperti di allora riguardo appunto l'utilizzo dei LED sui fari anteriori, però come abbiamo detto in qualche modo il mondo poi l'ha pensata diversamente. La vettura nasceva da una meccanica Alfa 166, che era una vettura a mio avviso un po' sfortunata, nel senso che avrebbe meritato un miglior successo, diciamo così, commerciale, però era un'ottima base tecnica sicuramente. Non abbiamo toccato nulla della meccanica, quindi gli svalzi anteriori, gli ingombri, motore, eccetera, sono stati tenuti assolutamente nel totale rispetto, diciamo, anche delle dimensioni e degli spazi necessari. L'unica cosa che abbiamo modificato dalla ruota posteriore all'indietro, la zona per intendersi dove normalmente alloggiava la ruota di scorta, è stata tagliata per, diciamo, permetterci di avere questa luce posteriore molto compatta. Per il resto la vettura era assolutamente identica, meccanicamente parlando, a quella di produzione. L'interno ha preso qualche vantaggio da alcuni elementi che abbiamo proprio derivato dalla serie, vantava di un paio di elementi particolari. Per esempio la plancia aveva una caratteristica, grazie all'utilizzo dei materiali che abbiamo sviluppato a quel tempo, permetteva di assorbire il calore che una qualsiasi plancia assorbe
una volta che la macchina in estate viene parcheggiata, diciamo così, al sole. Normalmente questo calore viene, appena si accende la vettura, rimbalzato sul parabrezza e poi, diciamo, sulla faccia degli occupanti. Noi abbiamo immaginato delle ventole che, grazie a un tessuto in nido d'ape, permetteva praticamente di assorbire, di succhiare il calore all'interno di condotte particolari che poi lasciavano che questo calore uscisse dall'abitacolo senza andare a impattare gli occupanti. Dietro, la vettura, per essere una coupé, offriva una notevole versatilità, era una ottima 2 più 2, quindi non un concetto Porsche o anche Audi TT molto molto compatto, quindi due bambini dietro, lì stavano comodamente due adulti, anche se naturalmente con configurazione 2 più 2, ma questo sedile poteva agevolmente, quindi da una posizione come questa, andare a posizionarsi in questo modo e consentire quindi l'alloggiamento di equipaggiamento sportivo di grandi dimensioni. Una per tutte è la bicicletta che avevamo disegnato apposta, che è questo tubone in fibra di carbonio, molto particolare per l'epoca, che in contrapposizione al nome Bella avevamo chiamato Bestia. Quindi, diciamo, nei primi saloni che abbiamo frequentato con questa vettura, la Bestia era sempre accanto alla Bella. La vettura è nata, come tante cose che abbiamo fatto in quel periodo, nella speranza di poter attrarre l'attenzione delle case madri nell'ipotesi in cui ci fosse una apertura commerciale verso prodotti simili. Anche Lancia Kayak era nato un po' in quella direzione, la Punto Racer era nata un pochettino in quell'ottica, quindi investimenti relativamente limitati, ma nello stesso tempo la possibilità di, diciamo, mettere in produzione dei prodotti sicuramente non indifferenti, diciamo di grande impatto emozionale. Ecco.